parlato adesso con la società, ho dato le dimissioni, da domani Piccioni non è più allenatore da San Bettese, con grosso rammarico, con grosso dispiacere perché i ragazzi, a parte la partita di oggi, hanno sempre dato tutto, oggi hanno dimostrato grosso attaccamento, chi è venuto a giocarsi la partita l'ha fatto, secondo me ha fatto una grandissima partita perché ha tenuto molto molto bene il campo, ha creato, non ha fatto... Su un campo pesante hanno lottato 90 minuti, gente che magari non aveva anche 90 minuti sulle gambe, però è una partita come tante sono andate quest'anno. Ci ripeto, è una partita incommentabile perché oggi a San Bettese doveva uscire con 3 punti, neanche il pareggio sarebbe stato giusto, perché al di là del palo che c'è stato nella stessa azione, che su un campo pesante una palla che schizza ci sta, uno tira da 40 metri, non è un palo su un tiraccio da 40 metri, non è su un'azione. Noi abbiamo preso invece giocando molto bene, abbiamo avuto l'opportunità sia di chiudere, abbiamo avuto 7-8 ripartenze nel primo tempo che potevamo far gol, nel secondo tempo stessa situazione, quindi i ragazzi non si devono rammaricare di niente perché hanno fatto una grande partita. E allora Enrico, perché le dimissioni? Le dimissioni perché in questo momento si è creato un ambiente talmente ostile nei miei confronti, se servirà per poter magari dare una mano a questi ragazzi, perché anche oggi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto quello che deve fare una squadra di calcio, che va a giocare fuori casa. Oggi se c'era una squadra neanche il pareggio, secondo me era meritata, secondo me dovevamo uscire con i 3 punti. Purtroppo la legge dei grandi numeri, la legge del calcio è questa, però sono convinto di aver rimesso a posto una squadra, di avere una squadra competitiva, e l'abbiamo dimostrato. Però se serve per il bene San Bettese. L'unico mio rammarico è che io ho lottato da solo contro tutti e l'ho fatto prendendomi le parole, giustamente quando servivano. C'è stata tanta cattiveria nei miei confronti, io ho lavorato onestamente e seriamente per la San Bettese Calcio. Poi ognuno può dire quello che vuole, però io ci ho sempre creduto, come ci credo, che questa adesso è una squadra molto molto competitiva, e l'ha dimostrato oltre, al di là dei due gol che abbiamo preso. Però è stata una San Bettese viva ed è una San Bettese viva. Sicuramente c'è un grosso dispiacere all'interno, però in questo momento serve qualcosa per il bene della San Bettese. È normale che quando le cose vanno bene si cerca di dare una scossa per vedere se c'è reazione, però scossa a livello mentale, a livello di reazione, penso che non serve, perché i ragazzi oggi hanno dimostrato di essere una squadra molto molto competitiva, e poi specialmente quando rientreranno anche i giocatori che sono arrivati e prenderanno condizioni, perché adesso abbiamo attaccanti, abbiamo tutto in mezzo al campo. Senti, il fatto di tirarti indietro e dare dimissioni adesso con la squadra che stava diventando una squadra è un tuo segno di amore, di attaccamento alla San Bettese, secondo te? Nel momento in cui la squadra adesso è stata formata, è una squadra competitiva, cioè, ripeto, l'abbiamo dimostrato, perché penso che anche voi giornalisti, se commentate la partita come è andata, se c'è una squadra che ha giocato, che ha tenuto il campo, che ha fatto quello che doveva fare, è stata la San Bettese Calcio. Il Pergoglema è stata fischiata dai loro tifosi, sono stati sempre in paura. Noi, già ripeto, abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo preparato molto bene in settimana, come hanno fatto anche nelle altre settimane, però è normale che adesso la San Bettese ha un altro peso specifico. Poi, al di là degli episodi che sono accaduti in quei 5 minuti, dove una palla, questo ha fatto il pallonetto da 20 centimetri dalla porta, quindi poi dopo queste cose sono cose incommentabili. Però ripeto, è un discorso di aver lavorato e di aver fatto tutto nel migliore dei modi, di aver riassemblato ancora nuovamente la squadra, facendo arrivare giocatori di esperienza che servono secondo me alla causa della San Bettese. Però ripeto, io ho lavorato da solo contro tutti. L'unico rammarico, essendo di San Benedetto, è che praticamente ho dovuto lottare da solo contro tutti. Tutti, anche la società? No, assolutamente, la società la metto sempre in disparte, perché la società ha fatto e lo ha dimostrato nella campagna di rafforzamento di gennaio, che ha fatto tutti i sacrifici, e penso che farà ancora qualcosa come era nell'obiettivo di oggi dopo la partita, quindi la società in questo momento ha fatto quello che doveva fare. Quindi auguro a chi è che verrà al posto mio di salvare San Bettese, perché ci tengo tantissimo, però cioè, ripeto, nel momento in cui le cose vanno in un certo modo è normale che bisogna fare qualcosa. Hai parlato già con la società, hanno accettato le tue dimissioni? Io ho già parlato con il direttore, ho già parlato con il presidente, ci siamo guardati in faccia, gli ho detto non è una mancanza di fiducia, anzi io tornerei domani mattina a fare allenamento alle 8, però è un discorso di... è un discorso calcistico, un discorso di... Assolutamente.
ragazzi, sono tutte chiacchiere da bar, chiacchiere che sono state messe. Ripeto, io qualche periodo fa, dopo la partita del Lumezzane, feci una dichiarazione. Da quel momento sono successi i problemi da San Mettese, per quanto mi riguarda almeno. Però era una cosa che io sentivo. Solo con la tifoseria? No, sicuramente non ci hanno dato una mano, ma questo non significa niente, il calcio è fatto così. Magari mi auguro che col fatto che io non ci sono più domenica ci saranno le persone che verranno a tifare Forza San. Ma qualche rammarico? Rammarico a bocce ferme se ne parlerà, ragionerò con calma, però cioè, ripeto, in questo momento la Samba è una squadra competitiva, l'ha dimostrato oggi. Tutti a debiti qualche errore? Certamente, nell'arco di un campionato, quando le cose non vanno bene, è normale che debita. Ho avuto parecchi problemi di infortuni, non ho mai avuto la fortuna, perché bisogna metterci anche la fortuna, perché anche questo, non ho avuto mai la fortuna di poter fare una partita con la formazione che avevo in mente io dall'inizio, sia prima che adesso, in settimana, quando è arrivato Califano, quando si prospettava di poter giocare avendo anche qualche cambio importante, vedi Pippi, Califano e Cammarata, quindi un altro tipo di squadra, non ci ho avuto la possibilità di poter giocare, cioè, non è rammarico, questa io penso che sia fortuna, purtroppo evidentemente quest'anno la fortuna nei miei confronti non c'è stata. Senti, adesso che farai? Rimani in società con altri ranghi oppure? Intanto adesso ho comunicato che quello che avevo in mente alla società, l'ho detto al direttore, l'ho detto al presidente. E poi adesso ci prenderemo un po' di vacanza, continuerò a fare il corso. Il martedì andrò a vedere come lavora Mourinho, il 9 andrò a vedere come lavora Ancelotti, perché con la squadra abbiamo queste date, quindi approfitterò del fatto di poter fare degli stage di aggiornamento come sta facendo Coverciano, prendere il patentino a giugno e poi dopo la vita va avanti. Senti, qui eri venuto per i tre punti o per il pareggio? Noi avevamo preparato la partita molto bene, sapevamo che loro avevano cambiato assetto per cercare di vincere la partita, quindi era molto importante che poi lo hanno fatto molto bene sia Titone che Olivieri di mettersi tra le linee in fase difensiva e di andare a raddoppiare sul loro mediano. Non abbiamo fatto giocare, però non solo non abbiamo fatto giocare, siamo sempre ripartiti molto bene, siamo arrivati 7 volte nel primo tempo, che siamo andati 3 contro 3 o 4 contro 3, dopo è normale, quando se la palla va dentro dici Samba è stato sfetica, se la partita finisce con Mario che ha avuto quella palla che il portiere se l'è trovata tra le mani sulla respinta, Fabrizio non ci è arrivato, adesso staremo a contentare una partita dove dice grandissima Samba, invece adesso abbiamo perso la partita. Ancora gol su palla inattiva? Ma è stato, secondo me, è stato non dico ingenuità, Ivan forse sulla palla poteva intervenire in uscita, però sai quando ci sono tanti uomini, cioè non è che uno deve dare la colpa, a me non è neanche nel mio stile dare la colpa al portiere o dare la cosa. Abbiamo presi e se avessimo fatto il secondo gol, tanto nel calcio vince chi fa un gol più dell'altro. Quindi noi abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato molto bene e loro hanno buttato due volte la palla, una volta Mourinho era entrato per fare il secondo gol? Certo, sì. A parte, anche perché avevamo Nicola che aveva preso una botta sulla caviglia, quindi aveva chiesto il cambio e come soluzione era proprio ideale, perché loro si stavano scoprendo, quindi in fase di ripartenza lei è molto rapido, sarebbe stato l'ideale, però abbiamo subito il secondo gol, poi ho messo dentro la terza punta Califano che ha fatto anche una puntura per poter giocare per quanto ci tiene il ragazzo, è avuto essere dalla partita a tutti i costi, quindi non è andata bene solo il risultato, peccato perché tutti, io in primis, io sono convintissimo che adesso la San Mettese è una squadra molto competitiva e farà grandi cose.